adesso sì. Allora, dopo aver stabilito l'istinto e i metodi didattici, c'era il nostro presidente che voleva farci una domanda. Dimmi pure, un po' voce alta, così si sente. Allora, la domanda è questa qua. Cioè, normalmente facendo una rendevisione, cioè, con la telecamera, riprendere un commento all'atleta del movimento che fa, percepisce di più il, cioè, un eventuale errore. Assolutamente, assolutamente sì, grazie, ho capito. La diapositiva è morta. Sì, sì. Invece il video è un qualche cosa che l'immagine del nostro cervello percepisce. Certamente, un'ottima domanda, un'ottima idea, a patto che il video non serve al tempo. Il video serve al tempo, ma questo non è scontato, non è per niente scontato. Il video serve alla sera, che venga commentato col tempo. Ma l'attore principale deve sempre essere. E come se serve? E come? Serve come? Una cosa essenziale, ma solo se ci sarà questo ping pong. Domande e risposte da ambedue le parti. Allora dà un senso la ripresa video, se no non ha nessun senso. È una cosa morta, no? Non ha nessun senso che il tecnico riprenda e poi si veda, come vedo tante volte, ripresa dal commentatore, dalla tecnica. Cosa vede? Che il tecnico non vede niente. Il tecnico non vede niente. Può solo vedere se interagisce con l'atleta. Se entra nella testa dell'atleta. Se non entra nella testa dell'atleta, il tecnico è inutile. Il tecnico è inutile. Se io faccio un filmato, poi lo faccio per folla, poi lo guardo io, ma se faccio qualche cagata, non posso. Certamente, ma il tecnico dovrà commentare con te, non dovrà solo prendere delle decisioni senza parlarne con te, senza capire perché agisci in quel modo, perché hai quell'atteggiamento, perché hai quella postura, perché il tecnico non può dare una diagnosi prima. Ti dà un filmato, ti dice qui sbagli. Corregi. Non va bene così. Non porta nessuna variazione, non porta nessun beneficio. Così è quello che fanno tutti e non porta beneficio. Beneficio si porta solamente se io ho un connubio con l'atleta, se io ne discuto con l'atleta, ma ne devo discutere a fondo, se no non porta beneficio. Sì, l'atleta dirà sì, hai ragione, sbaglio. E poi allora come la mettiamo? Continuare a sbagliare. Ma perché sbagli? Perché cosa pensi durante la sequenza di tiro? Ci sono mille cose da capire. Poi può essere anche l'errore dei limiti, cioè essere arrivata al suo limite, cioè così non progredisce più, si può arrivare a riaccettare anche il proprio essere. Oh, che a me piacerebbe essere simmatica, sono vero. Ho questi limiti, cerco di fare il massimo, di ottenere comunque in gara quello che faccio in allenamento, di ottenere il massimo che io faccio. Altri possono voler progredire, fare più punti. Il proprio tecnico deve, per avere dei benefici, deve colloquiare moltissimo con l'atleta, se no non serve, se no non capisce niente. Il tecnico sempre capisce, ti può convincere, ma non ti aiuta. Certo che Anna, il tecnico ti deve guardare se sbaglia, quello lo fa già, non c'è bisogno di avere il filmato. Fare i filmati, come dice il presidente, serve per guardarli insieme, solo esclusivamente per guardarli insieme, perché quando ti guarda te non ti vedi, col filmato invece potete farlo contemporaneamente. Ecco dove il filmato è necessario. È necessario all'arciere, anche se tira bene, perché il filmato, guardarsi quando si fanno delle belle cose, dà un sacco di autostima, un sacco di consapevolezza dei propri mezzi. Questo
Vedremo poi, perché stiamo usciti. Il tecnico dal di fuori, ti assicuro che dal di fuori i tecnici vedono. Sai cosa vedono i tecnici? Da cosa capiscono se un tecnico bravo? Sai da cosa capisce se il tiro è stato fatto bene o no? Da un'unica cosa, dal follow through. Solamente da quello. E buono. Qualche domanda su quello che ha detto? Non so, potete anche dirmi, non posso dire tutto giusto io, è impossibile, se no diciamo no. Qualcosa, qualche vaccata devo averla per forza detta, e me la dovete rinfacciare. Ma stavo pensando alla prima, dopo fare non mi amare. Vabbè, ma quello guarda. Ma è strano. Quello non è strano, ma è strano. No, base è la base. Ma soprattutto ti dirò, questa soprattutto, tanto per metterci una pietra sopra, già finiamo con la pietra, questo soprattutto per il compagno. Soprattutto per il compagno, se il compagno mira è morto. Stavo pensando, mi hai fatto riflettere su una cosa, io sono un operatore mediocre che ho un pericolo di altro, qualche compagno. E mi stavo chiedendo perché mi sono portato sempre dentro, io con l'arco nudo mio e con l'uomo no. Ma ti ho dato su monte, non è che ti ho detto io adesso no, non vedo la punta della testa. Sì, diciamo non la vedi tecnicamente, ma la vede il tuo terzo occhio. Guardo il bersaglio, quello nuovo, guardo il bersaglio, apro e non so dove è la tua carta, finita. Certo, ma vedi, è una concezione, una concezione più... meno... con un approccio troppo fisico. E questo è un grande errore. Cioè, vale sempre il detto, il meglio è nemico del bene. Io voglio fare meglio, voglio mirare, voglio stare fermo. Se miro lì, va lì. Non funziona così. Quando facevate i punti, che magari qualche volta c'è, se vi ricordate bene, porca miseria, tutto funzionava automaticamente. E chi mirava? Tac, tac, era un corpo perfetto, andavano tutte lì perfettamente. Così funziona. Così funziona. Ma no, ma così mi devo allenare a farlo. Quello è la ricerca, quella è la ricerca. Poi ragazzi, non è che non si deve mirare, Cioè io devo essere consapevole di cosa sta succedendo intorno a me, compresa la punta della freccia. Ma non è, ripeto ancora una volta, non è la cosa più importante, assolutamente no. La cosa più importante sono l'altra, magari poi faremo poi una riunione sulla tecnica di tiro dell'arco nudo e vedremo come sistemare. La tecnica della mano.